Quesito 3, esame di Stato, simulazione 2019, fisica. Tubo a raggi catodici, elettroni prodotti al catodo accelerati da una DDP, praticamente 100.000 volt. Sapendo che la distanza tra catodo e anodo è 20 cm, determina la velocità degli elettroni in metri al secondo in prossimità dell'anodo, tenendo conto degli effetti relativistici. Fermate il video, non guardate lo svolgimento, provate a risolverlo da soli, poi guardate soltanto dopo. Questo è lo svolgimento, abbiamo l'elettrone che attraversa la differenza di potenziale tra A e B, l'ho messa in modulo, perché di solito la differenza di potenziale è il valore finale meno il valore iniziale, in questo caso il modulo è inutile perché il potenziale più alto è in B. Infatti in questo modo gli elettroni vengono accelerati verso destra, infatti se il potenziale è più alto in B, il campo elettrico va, lo sappiamo, dal potenziale maggiore al minore, quindi il campo elettrico è rivolto a sinistra. Ma sappiamo anche che una carica negativa subisce una forza elettrica che è opposta al campo elettrico, quindi una forza elettrica a destra. Quindi potevo anche non mettere il modulo e scrivere 100.000 volt. Ora, come si risolve questo problema? Con la conservazione dell'energia meccanica, infatti tra A e B non c'è l'attrito, l'energia meccanica si conserva. L'elettrone all'inizio parte praticamente da fermo, ogni volta che vengono prodotti gli elettroni sono prodotti quasi da fermi, e poi viene accelerato, quindi all'inizio non ha energia cinetica ma è pieno di energia potenziale elettrostatica. Progressivamente perde l'energia elettrostatica come fosse una pallina che scivola lungo questo piano inclinato. Questo piano inclinato sarebbe l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone che diminuisce. E la diminuzione di energia elettrostatica poi si converte in un aumento di energia cinetica. Perciò la conservazione dell'energia meccanica dice tanta energia cinetica acquista l'elettrone, tanta quanta ne perde di energia potenziale elettrostatica. Approfondiamo meglio questo discorso. Il potenziale sale da 0 a 100 kV, cioè 100.000 volt. Ma l'energia potenziale elettrostatica di una carica immersa in un potenziale V si calcola QV, come scritto qui, energia potenziale elettrostatica U, QV, e infatti era l'interazione tra o accoppiamento tra la carica e il potenziale lì presente, che in questo caso è generato appunto dall'anodo e dal catodo. Ora l'elettrone è una carica negativa, quindi meno E per V. Ma allora l'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone nel punto A, dove il potenziale ho immaginato che valga 0, vale meno E per 0, quindi 0 elettron volt. Invece nel punto B, dove il potenziale è 100 kV, l'energia potenziale dell'elettrostatica dell'elettrone vale meno E per VB, quindi meno E per 100 kV, meno E per 100 kV. Quindi meno 100 kilo elettron volt, meno 100 keV, quindi è un valore negativo. Quindi l'elettrone ha un'energia potenziale elettrostatica all'inizio pari a 0, poi dopo diminuisce la sua energia potenziale elettrostatica fino a meno 100 keV. Quindi ecco perché l'energia potenziale elettrostatica cala e perché l'elettrone spontaneamente va verso destra, accelera verso destra come una pallina che scivola lungo questo piano inclinato. Durante la discesa perde l'energia potenziale elettrostatica che si conserva l'energia meccanica, l'energia potenziale elettrostatica si converte in energia cinetica. Quindi alla fine del percorso dei 20 cm l'elettrone avrà acquistato 100 keV di energia cinetica. E questa era la prima parte del problema, la conservazione dell'energia meccanica. A questo punto uno potrebbe ingenuamente utilizzare la formula 1 mezzo m uguale a seconda per esprimere l'energia cinetica acquistata dall'elettrone e ricavare V con la formula inversa. Ma questo è sbagliato perché la formula classica 1 mezzo m uguale a seconda è corretta, quindi è un'ottima approssimazione, soltanto se l'elettrone non è relativistico. Per dire se è relativistico o no, dobbiamo confrontare l'energia cinetica che ha appena acquistato con la sua energia di riposo, E0 uguale mc quadrato, secondo la formula famosa di Einstein. Allora, ci calcoliamo l'energia di riposo, questa è la massa dell'elettrone, 9,11 per 10 alla meno 31 kg, questa è la velocità della luce al quadrato, il risultato è circa 82 per 10 alla meno 15 joule, il risultato chilogrammi per metro al quadrato fratto secondi quadrati fa joule. Per portarlo in electron volt, in modo da poter fare il confronto con l'energia cinetica che era espressa in electron volt, dividiamo per praticamente il valore numerico della carica dell'elettrone, 1,60 per 10 alla meno 19, e otteniamo circa 51 per
per 10 alla quarta elettron volt. Infatti 82 diviso 1,60 fa circa 51 e 10 alla meno 15 diviso 10 alla meno 19 fa 10 alla quarta, ma questo valore espresso in kilo elettron volt sono 511. Infatti il valore precedente lo possiamo scrivere come 511 per 10 alla terza elettron volt, quindi 511 keV. Allora vediamo che l'energia cinetica 100 keV non è molto minore di 511 keV, perché c'è un rapporto 1 a 5. 1 a 5 non è così piccola l'energia cinetica, un quinto non è molto poco. E quindi sarebbe sbagliato utilizzare questa formula approssimata. Dobbiamo invece utilizzare la formula corretta, quella relativistica, per l'energia cinetica, gamma meno 1 mc quadrato, dove gamma è il fattore di Lorentz, 1 diviso la radice quadrata di 1 meno beta quadrato, e beta a sua volta è il rapporto V su C, cioè velocità dell'elettrone diviso la velocità della luce nel vuoto. Dove è nascosta quindi la velocità che dobbiamo trovare noi? Perché l'incognita era la velocità degli elettroni alla fine del processo di accelerazione. Questa velocità è nascosta dentro gamma, quindi dobbiamo ricavare gamma con una serie di passaggi algebrici. Prima ricaviamo gamma meno 1, dividendo l'energia cinetica per mc quadrato, che è l'energia di riposo dell'elettrone. Poi portiamo l'1 di là, facciamo i calcoli, 100 diviso 511 più 1, quindi gamma sappiamo che è sempre un valore superiore a 1. Più l'elettrone è relativistico, quindi va veloce, più gamma supera 1. In questo caso l'elettrone è già abbastanza relativistico perché siamo già a quasi 1,2. Andiamo avanti con il calcolo perché dobbiamo tirar fuori la velocità. Gamma è dato da questa formula, quindi adesso dobbiamo ricavare beta. Eleviamo al quadrato, facciamo la formula inversa, troviamo 1 meno beta quadrato, portiamo di là il beta quadrato, quindi beta quadrato risulta questa espressione, estraiamo la radice e quindi abbiamo beta. Andiamo a sostituire al valore di gamma 1,196 circa, lo facciamo al quadrato e beta viene 0,55, a dimostrazione che non è vero che l'elettrone andava piano, cioè è un elettrone relativistico perché il rapporto V su C è più di metà, vuol dire che l'elettrone va al 55% della velocità della luce. Infatti la sua velocità è circa 0,55, cioè il 55% di 300.000 km al secondo. L'elettrone va quindi a circa 164.000 km al secondo, il 55% di C. E questo conferma che l'elettrone è relativistico e non potevamo usare questa formula che è soltanto approssimativa e valida per elettroni lenti, per cariche, per particelle che vanno molto piano rispetto alla velocità della luce.